Buona domenica. Oggi, 4 luglio, è la 14ª domenica del tempo ordinario. Dopo la presentazione in positivo di due modelli di fede come Jairo e l'Emor Roissa, che abbiamo incontrato domenica scorsa, Gesù oggi viene a scontrarsi nuovamente con il tema dell'incredulità. Anzi, le parole e i prodigi che compie, invece di provocare la fede, sembrano alimentare il dubbio, l'incredulità nei suoi confronti. Una particolare aggravante di questa triste storia di incredulità che Marco racconta è costituita dal luogo in cui si attua il rifiuto di Gesù. Siamo infatti nella sua patria. L'incredulità dei nazaretani nasce proprio dal fatto che lo conoscono, sanno bene chi è, o almeno credono di saperlo, e per questo si rifiutano di accettare il mistero di ciò che Gesù fa. Gesù fa cose inaspettate, ha un potere che gli giunge d'altrove, non certo da quello che loro gli hanno insegnato. Ecco la radice della loro rabbia. Gli uomini di Nazareth si credevano perfettamente in grado di spiegare Gesù, ma ora non accettano che il mistero della sua persona li superi, che uno di loro si sveli come più grande di loro. Mentre, al contrario, il Battista aveva accolto con gioia la venuta del più grande di lui. La scena che Marco riporta è raccontata in maniera analoga da Matteo, senza dire che cosa Gesù poteva aver detto nella sinagoga di Nazaret, tanto da scatenare tutta questa gelosia dei suoi compaesani. Il Vangelo di Luca, che invece fa di questo episodio il grande brano inaugurale della predicazione di Gesù, ci riferisce meglio le sue parole. Secondo Luca, nella sinagoga di Nazaret, davanti ai suoi compaesani, Gesù aveva applicato a sé un brano del profeta Isaia, in cui veniva descritto il Messia, colui che ha su di sé lo Spirito del Signore. Ecco perché si arrabbiarono tanto. Gesù si rivelò come il Messia. C'è una profonda, amara ironia in questo testo del Vangelo di Marco, che scorre lungo tutto il mormorare dei nazaretani. Essi affermano di conoscere il padre di Gesù. Infatti, hanno conosciuto bene il falegname Giuseppe. Ma quanto sono lontani da sapere chi è il vero padre di Gesù. Essi ritengono di sapere tutto di sua madre, Maria. Eppure, nemmeno lontanamente sospettano la grandezza del mistero di Maria, Vergine e Madre, la Madonna. Pensano infine di poter delimitare con certezza i confini della parentela di Gesù, cugini, zii, parenti vari, ma nemmeno sospettano che la fratellanza di Gesù si estende al mondo intero e a ogni epoca della storia. Il segreto di Gesù sta tutto nella sua origine, nel fatto che egli viene da Dio ed è da Dio che riceve la sua sapienza e il suo potere. Se Gesù non fosse il figlio di Dio, sarebbe solo uno dei tanti maestri di bontà e di amore che hanno percorso la terra,
e immancabilmente sono stati perseguitati ed uccisi. Ma Gesù è molto più di questo. Perciò la fede in Lui può poggiare su un solido fondamento. Però ciò comporta che d'altro canto l'incredulità verso di Lui sia molto più grave. Non si sta rifiutando il falegname di Nazareth, ma il Figlio di Dio. Questo rifiuto, questo cuore indurito e superbo, distanzia tanto da Lui i nazaretani che nemmeno la sua capacità di sanare può più raggiungerli. Il messaggio di questo Vangelo è duro, però è prezioso. Soprattutto è prezioso per un tempo come il nostro, pieno delle sue certezze, della sua arrogante capacità di conoscere e studiare ogni cosa. Un mondo come il nostro, che si è ubriacato dal potere che viene dalla tecnica, da una visione semplificata e spesso semplicistica della realtà che ci circonda, e ha dimenticato la grandezza del mistero che ci circonda. L'uomo, ci dice il Vangelo, può realmente chiudersi alla venuta di Cristo se pretende di ingabbiarlo in schemi precostituiti, totalmente umani, che rifiutino il mistero della sua provenienza divina. Chi non accetta di credere che Gesù è Figlio di Dio potrà parlare per Lui per anni di Lui, potrà scrivere migliaia di pagine su di Lui, ma non capirà mai davvero chi è Gesù, da dove viene la sua potenza, qual è l'origine della sapienza delle sue parole. Questa chiusura del cuore dell'uomo al mistero di Gesù, Figlio di Dio, non potrà mai comprendere nemmeno il mistero di Gesù di Nazaret.